Philadelphia. Freedom means a lot to me. In between the place I Secondo atto della Due giorni eh, organizzata dal Velo Club Monsumanese. Il Gran Premio Città di Monsumano Terme mette di scena in questa mattina di domenica gli esordienti. L'onore e l'onere di aprire le danze, proprio gli esordienti del primo anno, che si batteranno per il trofeo Misericordia di eh, Candeglia e ovviamente per la Coppa Verde, che contraddistingue tutte le gare, a partire da quella anche che abbiamo visto nella giornata. Eh, di ieri proprio riservata alla categoria femminile come detto di scena per primi gli esordienti del primo anno saranno 62 gli atleti a prendere il via in rappresentanza del team Stradella, il Velo Club Carrara 1961, la Cinquale, il Gruppo Sportivo Iperfinish, il Velo Club Empoli, l'Alta Valdera, la Mille Luci Ciclismo, la Coltano Grube Costruzioni, l'Abitare Circolo Arci Allende, il Gruppo Sportivo Borgo Nuovo, l'Unione Ciclistica Empolese. La Mobilieri Ponsacco, la San Miniato Ciclismo, la Rosignano Cologno, la Via Nova, la Castelferentino Banca di Cambiano, la Scuola Ciclismo Lions, l'Une Ciclistica Casano, il Gruppo Sportivo Levante, la S. Di Noce, la Sacilese, Euro 93 P3. Il velo club Carrera, Carrara e la cività vecchiese Fratelli Petito. Anche da questo solito e veloce e rapido elenco, abbiamo avuto un excursus eh, di quello che è il lotto dei partenti, non solo atleti toscani, ma anche ragazzi che vengono da fuori regione a conferma di questo gran premio città eh, di monsummano terme che è una manifestazione alla quale come dire vale la pena esserci perché comunque il vincitore eh, di questa gara è molto probabilmente un atleta che assicuro un avvenire nel mondo del ciclismo marco bettaccini a eh no. coordinare i propri eh, collaboratori per la riuscita della gara e appunto questo è l'incolonnamento. Una particolarità anche molto carina. A mio personale avviso eh, di giudicare le cose, ogni formazione veniva chiamata compatta squadra per squadra a raggiungere il, la linea di partenza, che sarebbe stata poi la partenza ufficiale, per schierarsi appunto sotto lo striscione di arrivo. Era un come dire, si rispettava l'ordine degli iscritti, quindi non c'era nessun nessuna classifica, nessuna gradatoria e nonostante fosse una partenza da subito ufficiale era comunque eh, un avvio abbastanza controllato perché si partiva da Piazza Giusti, dalla centrale Piazza Giusti di, di Monsummano Terme e quindi sicuramente i primi, primi centinaia di metri erano ad andatura piuttosto controllata. Eh, ricordiamo che con le gare odierne si ricordano anche Orlando Bettaccini e Manuela Carli. Questa prima gara, come detto, quella riservata alla categoria esordienti del primo anno è quella che assedia il trofeo misericordia di Candelia stessa misericordia di Candelia che dà anche eh, la propria assistenza per quanto riguarda proprio l'assistenza medica partiti in questo istante eh, gli atleti per quanto riguarda il primo anno abbiamo visto proprio che viene abbassata la banderina a scacchi andiamo a ricordare il percorso per quanto riguarda gli esordienti del primo anno che ricalca proprio in tutto e per tutto quello eh, delle ragazze che abbiamo visto proprio 24 ore fa. La partenza appunto da Piazza Giusti, quindi via Garibaldi, via Cabur, via Cantarelle, via Ponte di Monsummano, eh, via Maestri del Lavoro, via Risorgimento, via Veneto con l'ascesa verso Grotta Giusti, quindi la discesa verso via Picasso, via Pozzarello, via Francesca, Pazzera, via Fossetto, via Cantarelle, via Roma e la salita che farà eh, probabilmente da Spartiacque anche in questo caso quella della Vico verso via Fedeli